Buonasera a tutti, scusate il ritardo, diamo inizio alla seduta del Consiglio Comunale, segretaria per procedere alla parola. Massimo Luca. Presente. Lucco Matteo. Presente. Bonocore Andrea. Presente. Acampola Salvatore. Presente. Fusco Maurizio. Presente. Abitabile Paolo. Sì. Nacrelio Tommaso. Presente. Dara Giuseppina. Presente. Milo Regina. Presente. Panariello Giancarlo. Sì. Uno Giuseppe, Lorio Mazzello, Acampola Luigi. Allora la seduta è valida, diamo inizio al primo punto all'ordine del giorno, ci sono le comunicazioni del sindaco. Cercherò di essere veloce anche se ho bisogno di un attimo di tempo per comunicare a tutti una serie di cose. Innanzitutto, come già sapete, siamo reduci dall'inaugurazione dello sportello informativo turistico e sezione distaccata della biblioteca comunale a San Lazzaro. Da domani mattina sarà operativo 7 giorni su 7. Pensiamo di aver non solo mantenuto fede a un impegno, ma abbiamo sicuramente dato un servizio in una località che è il cuore del turismo angerolese e che era carente da un punto di vista informativo e anche di consegna di materiali. Quindi da domani mattina tendiamo di sopperire a questo e tendiamo di creare un sistema che possa essere al servizio del turista e non di ostacolo al turismo. La seconda comunicazione che devo fare, devo comunicare al Consiglio che mi sono avvalso delle facoltà concesse dallo statuto e dai regolamenti e ho conferito ai consiglieri comunali una serie di deleghe. Al consigliere abitabile Paolo la delega al ciclo integrato delle acque, a rapporti con enti e istituzioni e al tema della caccia. Al consigliere Fusco Maurizio manutenzione ambiente, pubblica illuminazione, arredo urbano, viabilità, piani e programmi, ecologia, difesa del suolo, servizi cimiteriali. Al consigliere Acampola Salvatore, sviluppo sostenibile, sport, edilizia sportiva, politiche energetiche, fondi europei, decentramento e partecipazione del cittadino. Al consigliere Milo Regina, legalità e trasparenza, attività culturali, affari legali, politiche giovanili, commercio, attività produttive, lavoro e formazione, ufficio relazioni con il pubblico. Alla consigliera Mandara Giuseppina la delega alla sanità, al disagio, alle fasce deboli, alle varie opportunità e alle politiche per l'immigrazione. L'altra comunicazione che volevo fare è che da domani inizierà una campagna di sensibilizzazione sul tema dei rifiuti. Noi abbiamo inteso tentare di capire e studiare il problema rifiuti. Come ben sapete, siamo in una situazione emergenziale. Questa situazione emergenziale non ci consente di mettere in campo le strategie che noi abbiamo in mente per risolvere alla radice il tema dei rifiuti, ma pensiamo che in questo momento si possa e si debba fare di più. Chiederemo alla cittadinanza di collaborare al fine di ridurre, di recuperare e di riciclare di più. Se saremo capaci di ridurre la quantità di rifiuti, se saremo capaci di recuperare tutte le frazioni recuperabili, se saremo capaci di differenziare e quindi di riciclare di più, sicuramente avremo un beneficio, non solo perché non aumenteremo la tassa sui rifiuti, anzi cercheremo di diminuirla, ma soprattutto perché faremo un ambiente al nostro territorio e faremo un piacere al nostro territorio e all'ambiente. Dalla settimana prossima, vi dicevo, partirà questa pesante campagna di sensibilizzazione. Penso che ogni cittadino capisca l'importanza di questo. I rifiuti umidi saranno ritirati solo il lunedì, il mercoledì e il venerdì. Nei giorni dell'umido non va smaltito nient'altro che umido, quindi ci saranno 3 giorni in cui si smaltisce e si
raccoglie solo umido, mentre il martedì, il giovedì e il sabato saranno dedicati alla raccolta dell'indifferenziata secca, in cui chiaramente sarà vietato smaltire umido. Il martedì raccoglieremo il cartone, il giovedì raccoglieremo la plastica, il sabato raccoglieremo la carta. Chiaramente l'umido, voi sapete che il problema fondamentale dei rifiuti, sarebbe auspicabile che quante più famiglie possibile facessero il compostaggio domestico, quante più famiglie possibile ritornassero a delle abitudini che appartengono alla nostra storia, alla nostra cultura e alla nostra tradizione, che è quello di aprire un trucco nel terreno e quindi concimare anche la terra smaltendo l'umido. Se riusciremo a fare più compostaggio domestico, ridurremo la quantità dei rifiuti, quindi ridurremo quello che è il problema principe del tema dei rifiuti. Diciamo che i nostri orti, i nostri appezzamenti di terreno ci possono aiutare noi stessi a pagare meno tasse, ma possono aiutare l'ambiente, possono aiutare complessivamente tutta la città. Gli ingombranti vanno smaltiti solo ed esclusivamente presso l'isola ecologica, i rifiuti vanno depositati, siano essi umidi nei giorni dell'umido o indifferenziata secca, nei giorni di indifferenziata secca, solo dalle 21 di sera alle 6 del mattino dopo. Dalla settimana prossima ci sarà, vi ripeto, una forte campagna di sensibilizzazione con volantini e manifesti. Inviteremo la cittadinanza a collaborare perché, come vi dicevo prima, possiamo e dobbiamo fare di più su questo tema. Sempre in tema di ambiente è partita un'altra iniziativa che penso troverete da domani affissa in tutti gli esercizi commerciali, che si chiama Adotta un'aiuta. Noi abbiamo una serie di spazi verdi, questi spazi verdi possono essere abbelliti compatibilmente con le nostre difficoltà finanziarie, di cui sentirete parlare da qui a poco quando parleremo di bilancio. Noi pensiamo che i cittadini possano collaborare a mantenere queste aiute, ad abbellirle, a piantare fiori, a renderle più attraente, per rendere più attraente il nostro territorio. Di conseguenza abbiamo elaborato un bando che abbiamo già approvato in giunta. Tutte le imprese, tutte le attività commerciali che volessero adottare, prendersi cura di un'aiuta, lo possono fare. Chiaramente gli daremo la giusta visibilità pubblicitaria e chiaramente grazie a loro abbelliremo il paese. Nel corso della discussione sentirete parlare anche, soprattutto quando parleremo di bilancio, sentirete parlare anche di riduzione di spese. Noi in campagna elettorale abbiamo promesso che avremmo ridotto le spese per staff, consulenze ed assessori. Questa sera andiamo a ratificare in una serie di proposte operative che sono all'ordine del giorno e che faremo subito dopo la riduzione delle spese per staff da 81.500, da 81.500 nel 2010 a 21.200 del 2011, la riduzione delle spese per assessori da 70.000 euro nel 2010 a 51.000 euro nel 2011. Ridurremo le indennità degli assessori non solo del 3% previsto per legge, ma di un ulteriore 25%. In pratica avremo una riduzione netta di circa 80.000 euro di spese per staff e assessori, che sommata alla riduzione per consulenze da 30.000 a 2.000 porta il saldo di tutta l'operazione a una riduzione di oltre 100.000 euro a fronte dei 180.000 euro previsti nell'anno passato. Solo con le economie di spesa legate alle indennità degli assessori noi paghiamo il dipendente che cura tutta l'attività della macchina amministrativa, quindi riducendo le indennità degli assessori abbiamo deciso
di mettere in piedi un minimo di coordinamento della struttura che ci ha portato comunque a una riduzione netta, come vi ho detto prima, di oltre 100.000 euro. L'ultimo tema di cui voglio dare comunicazione è il tema della sera. Voi sapete che in questi giorni è sciopero dei mezzi di trasporto SITA, voi sapete che questo sciopero è conseguenziale ad un taglio delle corse, voi sapete che questo taglio delle corse ci penalizza in un modo particolare. Noi fin dall'inizio di questa consigliatura, quindi fin dal nostro insediamento, abbiamo tentato di interagire con la SITA sul problema corse. Oggi siamo di fronte a una situazione drammatica perché la SITA, oltre a tagliare corse, paventa un taglio di dipendenti che ci penalizza pesantemente e ci penalizzerà sempre di più. Per esempio la domenica c'è una corsa alle 7 di mattina e una a mezzogiorno, dopo mezzogiorno, quindi ci sarà tutta la mattinata e la domenica in cui non ci sono corse verso Amalfi. Di questo abbiamo informato tutti gli organi a ciò deputati e come sindaci abbiamo impostato da subito un ragionamento, soprattutto col sindaco di Furone, che chiaramente ha i nostri stessi problemi, e abbiamo a tal luogo convocato una riunione martedì mattina presso il comune di Furone per tentare di fare un tavolo tecnico su tutte queste tematiche che chiaramente mettono in crisi il nostro sistema di mobilità, e mettendo in crisi il nostro sistema di mobilità mettono in crisi il nostro sistema turistico. Io proporrei al Consiglio Comunale questa sera di approvare un ordine del giorno di solidarietà ai lavoratori SITA, perché riteniamo che la mobilità pubblica, soprattutto per un territorio svantaggiato quale il nostro, sia un tema prioritario, e rispetto alla salvaguardia dei livelli occupazionali e dei livelli delle prestazioni dei servizi, noi siamo fortemente impegnati in difesa non solo, vi ripeto, del posto di lavoro dei dipendenti, ma anche della qualità e della quantità dei servizi che la SITA mette in campo in questo territorio. Tra l'altro la SITA, come ben sapete, opera in regime di monopolio, di privativa, e di conseguenza blocca anche eventualmente iniziative concorrenziali che potessero essere messe in campo sul nostro territorio. I nostri albergatori si sono già attrezzati gli anni precedenti, anche quest'anno, con delle corse che riguardano i loro alloggiati, ma questo non può sopperire alla difficoltà. Noi abbiamo bisogno di un servizio pubblico efficiente e abbiamo bisogno di un servizio pubblico che garantisca i livelli minimi quantitativi e qualitativi per poter permettere al nostro paese di essere accessibile in qualunque momento. Ridiscuteremo di questo con la SITA. Nel frattempo io penso che il Consiglio Comunale sia unanimemente d'accordo a varare un ordine del giorno, quindi penso che ci sia la disponibilità di protesta verso l'assessorato ai trasporti della Regione, verso l'assessorato ai trasporti delle province di Napoli e di Salerno, e di solidarietà con i lavoratori di SITA che chiaramente sono in un momento di grossa difficoltà e che tra parentesi minacciano fino a 7 giorni di sciopero, perché significa che noi per 7 giorni siamo tagliati fuori da ogni tipo di collegamento che non sia quello automobilistico. Vi ringrazio, passiamo.